Ciao e benvenuto su Mondo Cane! Oggi in questo nuovo video scopriremo insieme le caratteristiche di una razza inglese energica e coraggiosa. Oggi vi presentiamo il Patterdale Terrier. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. Il Patterdale Terrier è una razza di tipo terrier dalle origini inglesi che deve il suo nome alla città di Patterdale, un villaggio nel Lake District, dove è nata la razza attorno al XX secolo. Nasce come un eccellente cane da caccia, specializzato soprattutto con le volpi ma anche per altri animali come i tassi e le talpe. In Italia comunque è una razza davvero poco conosciuta rispetto all'Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti. Attenzione perché si tratta di una razza non riconosciuta dalla FCI. Per quanto riguarda la morfologia, è una taglia piccola, dotata di un corpo robusto, compatto ma snello. L'altezza prevista dallo standard della razza può variare fino ai 25-38 cm algarrese per i maschi, mentre per le femmine abbiamo qualche centimetro in meno. Mentre il peso ideale oscilla tra i 4 e i 6 kg, sia per i maschi che per le femmine. Le colorazioni del mantello possono essere solo a tinta unita, nei colori marrone, cioccolato, rossiccio e nero-blu. Il carattere del Patterdale Terrier è quello di un cane disciplinato, equilibrato, gentile e coraggioso, questo soprattutto grazie al suo istinto di caccia. Possiede una straordinaria intelligenza, è molto indipendente, vivace e pieno zeppo di energie. Adora l'acqua, scavare buche e si presta molto bene anche all'agility dog. Purtroppo questa razza non è adatta alla vita d'appartamento, può adeguarsi solo nel momento in cui può trascorrere tante ore fuori a correre libero. È un cane molto agile e sportivo, per cui è consigliato per persone sportive dinamiche e sconsigliato per persone sedentarie o molto occupate. Il Patterdale Terrier è consigliato come primo cane, ma a patto che siate seguiti minuziosamente da un addestratore, soprattutto nei primi mesi di vita. Ha bisogno di una buona educazione, perché altrimenti potrebbe risultare un po' testardo e troppo esuberante. Per il resto, apprende abbastanza facilmente e va discretamente d'accordo con tutti gli altri cani. Grazie alla sua infinita energia, è un ottimo ed instancabile compagno di giochi per i bambini. Attenzione però con le interazioni, soprattutto con i più piccoli, è necessario che siano sempre supervisionate da un adulto. La vita media del Patterdale Terrier è dai 12 ai 13 anni ed è una razza, nonostante il suo aspetto, rustica e molto robusta, che gode di ottima salute generale. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una bellissima razza poco conosciuta dalle origini britanniche, il Patterdale Terrier. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto! Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cani è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!